Ciao, allora oggi ho voglia di fare video, anzi più che altro sono andata a fare spese da Coin, tutto due, e vi volevo far vedere un po' quello che avevo comprato. Allora, io sono passata da Coin perché volevo vedere un po' se erano uscite delle nuove collezioni Essence e Catrice. Io da Coin compro praticamente solo quelle cose, uno perché costano poco e due perché comunque mi ci trovo molto bene. Però mi ha dato 750.000 campioncini, non avevo neanche visto. Ho aperto adesso la porta e ho visto che mi hanno dato veramente 750.000 campioncini della Givenchy. Vabbè, meglio così, fantastico proprio. E niente, vi faccio vedere un po' che cosa ho comprato. No, aspettate, stavo finendo, mi ero distratta perché quando vedo dei campioncini mi esalto. Stavo dicendo che volevo guardare se appunto di Essence e Catrice erano arrivate le nuove collezioni, visto che sul sito c'era scritto fine agosto, inizio settembre. Ho detto oggi è il 31, andiamo a vedere, invece nada. Però avevano messo un po' di fondi di magazzino che soprattutto dalla Essence li fanno pagare poco e quindi ho cattato su un po' di roba, proprio detta così, vi faccio vedere. Allora, partiamo da Catrice. Da Catrice ho preso un duo palettina che ho pagato 3,79, c'è scritto che era della collezione limitata Urban Baroque, che penso che sia una collezione limitata abbastanza vecchia. Comunque mi piacciono molto, se sentite dei versi in sottofondo del mio gatto, mi piace molto. Ho preso questi due colori che sono un bianco panna tendente al rosa, sono due colori molto chiari, però io non li utilizzo. Sì, adesso giro la mano, ecco, li utilizzo molto come colore, quindi mi piacevano. Poi viaggiando spesso mi piace avere delle piccole palettine che posso portarmi in giro e questo l'ho pagato 3,79. Poi ho preso della collezione, faccio prima che vada fuori tutti perché non. Ho preso di Catrice della collezione Papagena, che avevo già comprato delle cose, ma queste erano finiti. Ho preso un eyeliner in penna, questa è la colorazione verde. Faccio vedere perché mi piaceva, mi piace come verde, è un verde, ecco, non si vedrà niente, però è un verde particolare, non troppo acceso. Poi io ho gli occhi verdi e sono fissata sul verde con il make up, e questo penso di averlo pagato 3,85. No, praticamente non l'ho pagato. No, l'ho pagato, non lo so, comunque l'ho pagato. L'avrò pagato 3,79, penso, non ne ho idea. Poi ho preso di Catrice uno smalto. Questo è il numero 020, è nelle colorazioni nude. E mi piace molto, l'ho preso per questo inverno se non voglio usare troppo, è un rosa bianco panna. Poi ho preso questo perché aveva il 99 centesimi di sconto, è il numero 140 Stop Light di Essence, di Catrice, e mi piace veramente molto questo. Ok. Poi ho preso sempre di Catrice, l'ultima cosa, mi sono presa i correttori e ho preso quelli, ero indecisa se prendere quelli di Catrice o quelli di Essence, ma visto che quelli di Essence avevano solo tre colorazioni, ovvero aveva il verde, il rosa e un beige, mentre qui ne ho cinque, vabbè che sono comunque verde, rosa, beige, sì, marrone. Sì, beige scuro, beige chiaro chiaro e un beige chiarissimo molto tendente a rosa. Però visto che io sono abbastanza chiara d'inverno, ho pensato che questa, avendo tre colorazioni, mi potesse essere molto più utile. Poi di Essence ho preso questo, che è anche un po' maciullato, è il numero 06 Metropolitan, questo,
e vi faccio vedere, ecco, ho perso dei pezzi, però mi piaceva molto come, vedete, questo marrone, con questi effetti tutti sbrilluccicosi e mi piace veramente tanto. Poi mi sono presa della linea Sun Club di Essence con la protezione 6, il non ha un numero, ce l'avrà un numero o non ce l'avrà? Ta 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 ta. Sun Club. Vabbè, comunque questo lip gloss, ah, ma ce l'ho qua, che pirla. 07 Summer Cherry, cioè io ero lì che lo cercavo ovunque, io lo trovo. È anche fantastico come sta. Adesso c'ha praticamente il pennellino, e sì, vabbè, me lo sono sparso per tutta la mano. Devo dire che ha uno scovolino abbastanza, un pennello lì abbastanza immenso. Comunque questo è il colore, cioè guardate, è immenso, e poi è assurdo perché vai a stendere il colore, lo ristendi e lo togli. Vabbè, poi ho preso, mi pulisco un attimo la mano perché sembro un pagliaccio, ho preso sempre della Sun Club la Summer Glow numero 01, questa cipria. Mi piaceva tantissimo la confezione con la mini spugnettina minuscola, cioè la trovo adorabile. Praticamente l'ho presa solo per avere la mini spugnettina. Vabbè, comunque qua si apre, si alza, c'è da togliere il plastichino e avete il vostro prodotto. Vediamo, adesso io non lo apro da lì, ma provo a svitarlo per farvi vedere. Sì, praticamente è più tappo che prodotto. Però è una figata. Mi esaltava molto. Guardate, vi faccio vedere sulla mia mano. Io lo trovo fantastico. Poi ho preso quattro matite perché ho visto un tutorial e sì, dei video di alcune ragazze che adoravano le matite Essence. E io ne ho veramente poche e quindi ho deciso di prenderle. Ne ho prese due della linea Metallic Effect e sono la 01, che è la nera, e vi faccio vedere questo fantastico effetto metallo. Vediamo se 01. Poi ho preso la numero 03, che è la, ma tipo ti metti a fuoco? Vabbè, tanto poi sulla mia carnagione, ma vada, mi si è rotta la punta, però lasciamo perdere. Questa è la 03. Oh, guardate come si vede. Vabbè, ecco, così la vedete, la 03. E poi ho preso due long lasting, che sono la senza nome, ah no, la 505, c'est la vie 05, che è un argento, e queste hanno il, state attente perché vanno su bene, ma tornano giù abbastanza fatica, quindi io avevo fatto una cosa di questo tipo. Ecco, è questa che assomiglia molto a quella pupa che era uscita quest'inverno, solo che questa tipo costa tipo 1,99 mentre quella di pupa costava 11 euro. E poi ho preso la numero 12, che è Evergreen numero 12. Ah, ma si vede tutto al contrario. No, vabbè, là lì, sempre con questo pennino, perché io sono sempre fissata con il verde, ecco, sembrano proprio dei colori, non
E niente, ho speso un po', perché ho speso una trentina di euro, però sono molto soddisfatta di tutti i miei acquisti. E niente, alla prossima. Ciao!